Superbonus del 110% e bonus dell'edilizia. Ci sono circa 5 miliardi di euro di crediti derivanti dai bonus dell'edilizia bloccati, o meglio non ancora monetizzati, che rischiano di mettere in grossa difficoltà imprese, professionisti, fornitori e in maniera indiretta anche tutti quei privati cittadini che volevano beneficiare di questi crediti fiscali per eseguire degli interventi di riqualificazione energetica oppure di ristrutturazione del proprio immobile. Ora, qualche giorno fa ho pubblicato un video in cui ho parlato del decreto legge numero 50 del 2022, il decreto aiuti, con il quale secondo me si ridava un pochino di ossigeno a quello che era un mondo che il mondo del superbonus, il mondo del bonus, il mondo dell'edilizia in generale, che dopo aver vissuto un periodo di forte crescita, grazie proprio al superbonus, ultimamente stava vivendo una situazione molto molto difficile e che rischiava di mettere in grossa difficoltà tutta l'economia italiana. Subito mi sono arrivate tante critiche da parte di iscritti e non al canale, i quali sostenevano che la situazione, secondo loro, secondo quello che pensano loro, non sia in realtà così critica, così difficile come io avevo ipotizzato in questo video. Ora, qualche giorno fa c'è stata un'interrogazione al Senato a cui finalmente è stata data risposta e diciamo nella quale sono stati messi a nudo i numeri di questa che secondo me è una situazione molto difficile. Per cui ho deciso di fare un video apposta in cui voglio evidenziare quella che è la situazione in cui ci troviamo a lavorare e in cui si trovano a dover affrontare imprese, fornitori, professionisti impegnati a vario titolo in tutto quanto il mondo dell'edilizia, quindi non solo Superbonus, ma che riguarda tutta l'edilizia, e di rimbalzo anche tutti coloro che in realtà da privati cittadini vogliono beneficiare di questi bonus dell'edilizia. Sono Andrea Cipriano, ingegnere, da oltre 10 anni lavoro nel settore immobiliare e dell'edilizia. Prima di iniziare il video ti chiedo di iscriverti al canale YouTube, cliccando sulla campanellina rimarrai aggiornato sull'uscita dei prossimi video. Se vuoi puoi anche decidere di abbonarti al canale cliccando il pulsante qui sotto e quindi ottenendo un'assistenza più diretta e immediata. Ti chiedo adesso di mettere un bel mi piace, condividi il video e vediamo di cosa si tratta. Ora, come ho già accennato in precedenza nei video pubblicati qualche giorno fa, nei primi 5 mesi dell'anno ci sono stati diversi correttivi, diverse, diciamo, modifiche al meccanismo della cessione del credito e dello sconto in fattura, che quindi riguarda non soltanto il superbonus, ma in generale tutti quanti i bonus dell'edilizia. Quali sono queste modifiche, che hanno, secondo me, generato tutti questi problemi? All'inizio, a fine gennaio del 2022, è stato introdotto il decreto legge numero 4 del 2022, con cui è stata eliminata la cessione infinita dei crediti, cioè mentre prima i crediti che venivano generati potevano essere poi rivenduti dalle varie banche liberamente, quindi costituivano una sorta di moneta virtuale, questo meccanismo è stato interrotto per cercare di interrompere tutte quelle frodi che sono state evidenziate, diciamo, associate a tutti quelli che sono i bonus dell'edilizia. Poi, a fine febbraio del 2022, con il decreto legge numero 13, è stata aggiunta la possibilità alle banche di, dopo aver eseguito la prima cessione dei crediti assolutamente libera, di eseguire altre due cessioni dei crediti, però solamente a degli intermediari di tipo finanziario. Poi c'è stata un'ulteriore modifica che è stata apportata a marzo del fine marzo del 2022, con cui era stato abrogato ciò che era stato detto prima. Poi ancora ad aprile 2022 c'è stata il decreto legge numero 17 2022, è stata data la possibilità alle banche, una volta che avevano esaurito il plafond a loro disposizione, una volta terminate tutte le cessioni del credito, di poter eseguire un'ulteriore cessione del credito nei confronti di quelli che erano i propri correntisti. Ed infine,
con il decreto aiuti qualche giorno fa, maggio 2022, decreto legge numero 50 di cui ho discusso in un video precedente, è stata data la possibilità alle banche di cedere subito il credito nei confronti di propri correntisti privati professionali e quindi è stata data quest'altra possibilità. Ora, questo clima così diciamo di incerte, ovviamente tutte queste modifiche, tutte queste variazioni ad un tema così importante come quello della cessione del credito e dello sconto in fattura ha generato un clima di incertezza che si è diffuso tra tutti gli operatori del settore. E qual è stato il risultato? Il primo risultato è che i grossi player, quali ad esempio Poste e Cassa Depositi e Prestiti, hanno sospeso l'acquisto di crediti derivanti appunto attinenti ai bonus edili. Di conseguenza tante altre banche hanno cominciato a bloccare, ostacolare o comunque a rallentare l'acquisto dei crediti derivanti da accessi a super bonus e quant'altro. In questo modo gli operatori del settore, quali ad esempio le imprese che avevano applicato magari lo sconto in fattura e che volevano cedere i propri crediti, nonché i professionisti del settore e i fornitori, hanno cominciato a vedere respinte le proprie richieste di cessione del credito e quindi si sono trovati in grossa difficoltà perché avevano a disposizione questi crediti fiscali, quindi da un punto di vista teorico avevano magari una certa, diciamo, di importi di una certa entità, però in realtà non riuscivano a monetizzare poi questi crediti. Ma di che cifre stiamo parlando? Come detto, è stata fatta qualche giorno fa un'interrogazione al Senato in cui è stato chiesto di chiarire a quanto ammontano questi crediti fiscali per cui è stata richiesta la cessione ai vari enti finanziari e passati 30 giorni i crediti non erano ancora stati monetizzati e di dividerli per bonus. È stato risposto che l'ammontare dei crediti per i quali sono stati fatti magari dei lavori ma non sono stati ancora monetizzati passati 30 giorni ammontano a circa 5 miliardi e 300 milioni di euro circa, di cui 3 miliardi e 7 circa aspettano a lavori per i quali è stato richiesto l'accesso al super bonus, 1 miliardo e 6 circa per interventi riguardanti altri tipi di bonus, bonus facciate, bonus ristrutturazioni. Quindi allo stato attuale abbiamo imprese, fornitori e professionisti che hanno bisogno, che si trovano in pancia oltre 5 miliardi di euro di crediti e che non riescono a monetizzarli. Questo rappresenta un rischio, un pericolo che stanno correndo gravissimo. Ci sono tantissime ditte che rischiano il fallimento se non riescono a monetizzare questi crediti. Sicuramente per loro non sarà sufficiente portare questi crediti in detrazione nei prossimi 10 anni o nei prossimi anni. Hanno bisogno di monetizzarli subito. E da questo punto di vista credo che il decreto legge numero 50 del 2022, il decreto aiuti che è stato pubblicato qualche giorno fa e di cui ho fatto un video, possa dare un pochino di ossigeno, tant'è vero che già Cassa Depositi e Prestiti ha dichiarato che sta per riaprire la propria piattaforma per la cessione del credito e presumibilmente altri player, altre banche e probabilmente anche Poste cominceranno a riacquistare crediti derivanti del bonus dell'edilizia. Quindi ridiamo un pochino di ossigeno, soprattutto a imprese, professionisti e fornitori che in questo modo potranno cominciare a monetizzare crediti maturati e quindi di conseguenza a riavviare cantieri che ovviamente erano stati, se non sospesi, comunque rallentati e quindi da qui anche il pericolo per i beneficiari di non veder portati a termine lavori per i quali si erano impegnati e avevano di conseguenza richiesto l'accesso ai vari bonus, ristrutturazioni, bonus facciate, super bonus e così via. Quindi speriamo che questo decreto legge riesca un pochino a riattivare quello che era un meccanismo che si era un pochino inceppato, che si era bloccato, e speriamo che tanti altri player, tante altre banche ritornino ad acquistare crediti fiscali in modo tale che chi direttamente impegnato possa monetizzare quei crediti che ha maturato e che si trova in pancia.
Se questo video ti è piaciuto, ti chiedo di mettere un mi piace, condividilo. Come detto, iscriviti al canale YouTube e cliccando sulla campanellina sarai aggiornato sull'uscita dei prossimi video. Se vuoi, puoi anche decidere di abbonarti al canale. Ciao!